Finalmente salve, eccomi qua con una nuova ricetta. Dopo un periodo lunghissimo di assenza, dovuto appunto, come ho detto nel messaggio su Facebook, a computer che ha dovuto essere resettato, programmi spariti, vacanze di Natale, regali e cose del genere, ovviamente mi sono un po' persa. E quindi ci sono due unboxes che sto pubblicando, se ci riesco, perché i nuovi programmi sono un po' complicati, su Facebook e poi metterò anche su YouTube. Oggi invece facciamo dei meravigliosi carciofi alla romana in pentola a pressione, quindi carciofi alla romana da camper. Adesso vediamo gli ingredienti e poi cominciamo. Allora, ho preso tre carciofi, limone pangrattato, un uovo, il mio mistino, mischietto che ormai conoscete di prezzemolo, peperoncino e aglio in polvere, sale e oggi non ho trovato patate grandi, quindi ho preso 6 o 7, non ha importanza, patatine piccole. Adesso vado a preparo tutti quanti gli ingredienti, ci vediamo fra poco. Mi avventuro a fare questi carciofi alla romana in Spagna con i carciofi spagnoli, che non sono i carciofi italiani, sono più duri, quindi possono essere tanto mangiati solo cotti e poi sono meno saporiti. Come si pulisce un carciofo? È molto semplice, si taglia il gambo, poi siccome i gambi sono comunque buoni, si spellano in questa maniera, quindi bisogna togliere le parti fibrose e lasciare solo il cuore in questa maniera qua. Ne resta, opla, un pezzettino piccolo. Lumi va subito a vedere se è mangiabile. Il carciofo è molto amaro, cara. E ne resta un pezzettino piccolo, ma è molto è saporito. Lo mettiamo da parte. Prima di metterlo da parte, lo strofiniamo un attimino col limone in modo che resti bello chiaro e poi si cominciano a togliere le foglie verdi e dure. Dopo i primi giri, in cui si toglie tutta la foglia, si può cominciare a togliere solo la parte dura, quindi lasciando, vede, la matrice. La parte bianca, quella più tenera, ancora attaccata, perché quella cotta sarà molto buona da mangiare. Quindi faccio il giro, tolgo tutte le foglie dure in questa maniera. E quando raggiungo una zona dove sento che la foglia si rompe facilmente, vedete qui adesso si vede che qui la parte bianca è abbastanza grande, taglio tutta la punta, forse devo togliere ancora questa, vede? Perché mi fa un po' di filappero, così. E così non sono belli, però se ne mangia un po' di più, perché il problema dei carciofi è che in realtà se ne butta moltissimo e quindi cercare di così salvarne un po' di più è meglio. Metto il limone e sporco di limone tutto il carciofo e adesso pulisco gli altri. Allora, ho pulito tutti i carciofi, adesso si tratta di farli stare in piedi dentro la teglia, dentro la pentola. Quindi gli do una tagliata sul fondo in modo che vengano appoggiati. Anche a questo, due e tre. Questi pezzettini che mi avanzano li butto dentro.
insieme ai gambi di carciofo che rompo in due parti e butto dentro. Ho sbucciato le patate. Ovviamente hanno un tempo di cottura un pochino più lungo, quindi le farò a pezzetti più o meno di questa dimensione. E taglio tutte le patate. E ancora. Finito. Questa è l'ultima patata. Adesso, ho dimenticato, i carciofi dovreste, prima di metterli dentro, aprirli un po', perché dentro ci metteremo l'uovo sbattuto con il pomodoro, con il formaggio. Quindi li allargo un pochino perché l'uovo possa andare dentro. Ecco fatto, così. Adesso c'è spazio per far entrare. Dopodiché ho sbattuto l'uovo, ci aggiungo il parmigiano, ci aggiungo, si è rovesciato tutto, un pizzico di sale, un pochino del peperoncino, se preferite potete metterci pepe, va bene lo stesso. Sbatto accuratamente in questa maniera, in modo da mischiare tutto bene. Poi spero che si veda, lo faccio, mi avvicino, ecco, prendo questo insieme, miscuglietto, però c'è ancora un po' di chiara che non è rotta, quindi ho qualche difficoltà, e lo metto dentro, si vede? Sì, e lo metto dentro i carciofi, che in questa maniera prendono sapore. Dopodiché c'ho il pangrattato, ci metto un pochino di pangrattato sopra in questa maniera, poi aggiungo olio, un po' di sale per le patate. E un pochino di misto di peperoncino e aglio. Spremo un po' di limone sui carciofi e, aggiungendo un goccino d'acqua che prendo qua sotto, sapete che qui stiamo sempre incastrati su tutto, un pochino d'acqua, così, perché siamo in pentola a pressione, quindi la pentola a pressione ha bisogno sempre di un pochino. Chiudo e metto sul fuoco. Ci vorranno circa una decina di minuti dopo il fischio, ma ci vedremo fra poco. Ecco i miei carciofi che sono cotti, come vedete il formaggio ha fatto una bella strato sopra e il pangrattato. Adesso lo tiro fuori, lo metto nel piatto e preparo il piatto. Questo è il piatto completato,
completato, carciofi alla romana con contorno di patate. È un piatto come al solito semplice, molto saporito, facile da fare, in pentola a pressione ci vogliono 10 minuti, la cosa più lunga è la pulitura dei carciofi, fateli con dei buoni carciofi che si cuociano e che restano belli morbidi, io qui li faccio con i carciofi spagnoli. Quindi vi auguro buon appetito e li troverete alla vostra.